Dili.com è tornata, come sempre, con tanti argomenti, tante interviste, tanti approfondimenti, e da quest'anno con una curiosa novità, ovvero la collaborazione con l'associazione Succede Solo a Bologna, con cui andremo in giro per la città e scopriremo perle architettoniche e luoghi spesso sconosciuti. Nonostante le difficoltà legate al coronavirus, sono ripartiti all'Istituto Professionale Edile di Bologna i corsi IFP. Siamo partiti da pochissimi giorni con un nuovo percorso IFP di istruzione e formazione professionale per giovani dai 15 ai 18 anni, completamente gratuito, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso la Regione Emilia-Romagna. Per tutte le questioni legate ovviamente all'emergenza sanitaria ancora in corso, abbiamo accettato a malincuore meno iscrizioni per poter gestire il distanziamento e tutto ciò che comporta una riorganizzazione degli spazi. Abbiamo praticamente quindi la classe piena, ma un posto c'è ancora. Quali sono le figure che vengono formate e quale professionalità viene trasmessa ai ragazzi? Una particolarità di questo corso, ovviamente come tutti i corsi di formazione professionale della Regione Emilia-Romagna per giovani appunto dai 15 ai 18 anni, è la parte pratica, per cui i ragazzi fanno da noi tantissima attività laboratoriale, quindi fanno 2 giorni di attività edile proprio di costruzione in laboratorio, ma soprattutto vanno in stage presso imprese edili del territorio. Non è solo il muratore, come diciamo ormai appunto da tantissimi anni, ma è una figura poliedrica che lavora in cantiere, ma non solo, perché si può poi specializzare e andare anche presso studi tecnici se prosegue con specializzazione il percorso, ma i ragazzi qui fanno muratura, fanno cartongesso, fanno piastrellatura, fanno pavimentazione, fanno decorazione, quindi noi cerchiamo veramente di formare i ragazzi a tutto tondo su tutti gli aspetti dell'edilizia. Qual è la percentuale di impiego finito il biennio? Ma noi, insomma, da questo punto di vista siamo soddisfatti e abbiamo uno sportello lavoro all'interno dell'ente di formazione, del nostro ente, insomma, che è accreditato presso la Regione Emilia-Romagna, per cui c'è proprio un lavoro veramente costante, sempre, con ogni ragazzo tagliato su misura per dare delle opportunità concrete lavorative. I ragazzi che escono da una qualifica professionale con noi che dura 2 anni hanno un 80% di possibilità di trovare immediatamente il lavoro. Parliamo dell'importanza della sicurezza. Nei cantieri non c'è soltanto l'uso della mascherina oggi correlata all'emergenza sanitaria legata al coronavirus. Come sta affrontando il mondo dell'edilizia anche questa emergenza e più in generale la sicurezza? È vero, perché purtroppo in edilizia si continua a morire, anche se quest'anno si è lavorato molto meno. I rischi continuano ad esserci, non c'è solo il Covid purtroppo. Tutto sommato, almeno in gran parte della realtà lavorativa in edilizia, il discorso del Covid è stato affrontato e continua ad essere affrontato in modo serio, perché non è particolarmente difficile rispettare a volte le distanze o le tante piccole regole che abbiamo un po' in questi mesi tutti imparato a conoscere e a gestire anche nella nostra vita privata. Quello, ripeto ancora, quello che veramente non deve mancare l'attenzione sui temi generali della sicurezza, non solo del Covid, ma anche di quelli che sono i tipici rischi e le situazioni veramente problematiche dell'edilizia, dei cantieri. Giustamente tutti stiamo parlando e tutti stanno parlando dell'ecobonus del 110%, quindi le detrazioni e appunto questa grande speranza che l'ecobonus dia una spinta notevole all'edilizia. Non solo deve essere rispettata la normativa sulla sicurezza, ma addirittura nel caso delle detrazioni si possono perdere le detrazioni se non vengono rispettate tutti i dettami appunto dell'81, che è la legge appunto che regola tutti gli aspetti della sicurezza dei cantieri. Siamo nel pieno dell'attuazione del decreto rilancio, tra cui compare anche l'incentivo al 110% per le ristrutturazioni. Di che cosa si tratta, chi ne può usufruire e come?
La cosa più importante di questo di questo sistema di decreti, di questo incentivo, è la possibilità quindi di avere una detrazione molto alta, ma soprattutto di poter cedere il credito più volte anche ad intermediari, e quindi dà la possibilità di attivare interventi anche in condomini, in luoghi dove molte volte le persone non sono tanto disposte a sostenere le spese, oppure non hanno una capienza nelle loro detrazioni fiscali per poter detrarre delle spese importanti. I vari decreti impongono tutta una serie di meccanismi di verifica, sia sui costi attraverso il controllo dei prezzi unitari fatto coi prezziari regionali. Si comincia con una diagnosi energetica dell'edificio, che è una prima analisi fatta, che deve essere fatta abbastanza precisa per poter dire ad esempio a un condominio: voi rientrereste con questi interventi. Dopodiché bisogna affrontare la partita dei costi, e questo lo si affronta da un punto di vista tecnico, definendo quali sono gli interventi, ma soprattutto, e questa è forse la cosa più importante da gestire, da un punto di vista del credito, quindi dei finanziamenti e della questione poi della cessione del credito, e da un punto di vista fiscale. Quali sono gli interventi di ristrutturazione quindi che possono essere fatti con questo bonus? Gli interventi sono di natura legati al miglioramento sismico, anche puntualmente o complessivamente della classe di rischio dell'edificio, e poi di natura energetica, dove in particolare vengono definiti i cosiddetti interventi trainanti, cioè interventi molto importanti che bisogna fare per poter accedere all'incentivo. Per accedere poi all'incentivo, oltre che fare almeno uno di questi interventi, bisogna fare un salto di due classi di prestazione energetica, quindi viene richiesto anche un certo impegno, ci si aspetta un miglioramento riscontrabile con dei calcoli secondo appunto le norme tecniche. L'IPE, capendo bene l'importanza strategica del momento, sta mettendo in piedi alcuni corsi specifici cercando di coprire tutto l'arco delle figure professionali che sono coinvolte nel processo costruttivo, a partire ovviamente dalla figura centrale, in questo caso del certificatore energetico, e così via con i tecnici, con le imprese, con i lavoratori. La qualità sarà fondamentale anche per poter usufruire delle detrazioni, e quindi i nostri corsi saranno sui certificatori, sui tecnici, sulle imprese, sui lavoratori, e pensiamo addirittura anche sulle altre figure che non sono proprio del settore edile, persino sulla cittadinanza, quindi moduli brevi di informazione e di formazione per i cittadini, per gli amministratori condominiali e altre figure appunto che possono avere un interesse potenziale sul tema. Qui alla Scuola Edile, insomma, stiamo organizzando un convegno che avrebbe proprio quest'idea di provare a far dialogare sullo stesso tema del 110 professionalità, insomma gente con esperienza che guarda la cosa da punti di vista diversi. La volontà è proprio quella di provare a organizzare una tavola rotonda, mettere quindi attorno a un tavolo persone che guardano il tema della detrazione da diversi punti di vista: quello fiscale, quello finanziario, quello tecnico, il punto di vista delle imprese, che sono in questo periodo iper sollecitate, chiamate e vanno a vedere un sacco di condomini, per provare tutti insieme a capire quali sono gli snodi, quali sono le problematiche, quali sono gli elementi di attenzione per condurre a buon fine questo processo che ha bisogno del contributo di tutti. Ci troviamo ai Bagni di Mario, in zona Porta San Mammolo, a Bologna, ai piedi della collina, per scoprire un luogo veramente magico, ovvero scopriamo una Bologna inedita, una Bologna d'acqua. Ad accoglierci proprio qui troviamo Elena dell'associazione Succede Solo a Bologna. Allora, i Bagni di Mario sono un sistema di captazione delle acque che serviva per alimentare la Fontana del Nettuno, quindi la fontana di Piazza del Nettuno, appunto di fronte a San Petronio. Venne ideato come sistema di captazione proprio perché a Bologna mancava una fonte sufficientemente ricca d'acqua, nonostante i diversi canali che percorrono la città, che però sono sempre stati canali utilizzati da un punto di vista industriale, quindi con funzione ben diversa. Serviva una fonte di acqua pulita e fresca, e quindi si escogita questo sistema di captazione, quindi una sorta di sala ipogea
ottagonale con quattro cunicoli dai quali captare l'acqua dalle diverse vene d'acqua che passavano nei pressi di Valverde. Il mattone con cui è costruito è un mattone bolognese, quello che si vede anche sulla Palazzo da Curzio, sulla facciata, quindi era, diciamo, stato un errore grossolano pensare che fosse un luogo romano di epoca classica, perché i romani facevano un mattone ben diverso, questo invece è proprio il tipico mattone bolognese. In questi cunicoli che vediamo alle nostre spalle e anche tutto attorno, che cosa troviamo? Questi cunicoli sono proprio i punti di captazione delle acque. I cunicoli sono incamiciati di mattoni con oltre allo strato di mattoni un strato, diciamo, di ciottoli di fiume un po' più grossi che fungono da primo filtraggio e attraverso appunto lo sgocciolamento dell'acqua su delle canalette poste sulla camminato del cunicolo, l'acqua si riversava in delle vasche che abbiamo intorno a noi, dove avveniva il primo processo di decantazione, quindi i sedimenti si abbassavano e l'acqua in superficie, quella più pulita, entrava invece nella vasca centrale. Siamo di fronte all'Istituto Professionale Edile di Bologna, dove è in partenza il nuovo anno scolastico anche il nuovo corso IFTS, ovvero un corso per tecnico di cantiere con competenze altamente digitali. Quest'anno la figura che è il tecnico di cantiere, appunto come diceva Daniela, ha delle competenze digitali molto molto alte. In particolare ci sarà proprio un'attenzione al BIM, al Building Information Model, che è veramente un po' l'innovazione dei corsi che facciamo all'Istituto Edile. Le percentuali di assunzione di questo corso sono superiori all'85%, per cui riusciamo a collocare i giovani e gli adulti che partecipano a questo corso in studi tecnici, imprese edili o settori affini con grande facilità. Il corso si articola in 800 ore, come sono suddivise? Sono tutte lezioni frontali? C'è possibilità di uscire dagli ambienti dell'Istituto Edile? Sì, il corso dura 800 ore, appunto, ci sono 240 ore di stage presso appunto imprese del territorio, studi tecnici generalmente, e la possibilità importantissima di quest'anno che in aggiunta a questo progetto IFTS, di istruzione e formazione tecnica superiore, i ragazzi potranno anche aderire a un nostro progetto Erasmus Plus che abbiamo vinto l'anno scorso e che abbiamo dovuto bloccare per contingenze sanitarie, quindi quest'anno è possibile che i ragazzi di questo percorso vadano in Polonia a fare un'esperienza di stage assolutamente professionalizzante e nuova. Il grande vantaggio economico derivante da quelli che sono i decreti di emergenza, il famoso 110%, no, di agevolazione fiscale che è previsto dalle ultime legislazioni, è stato affrontato da un punto di vista BIM all'interno del nostro corso, anche per poter consentire a tutti i partecipanti di fare delle valutazioni sui modelli digitali che possano un domani consentire di valorizzare, di realizzare nel contesto reale di applicazione quelle che sono le soluzioni che portano effettivamente a questi vantaggi, sia dal punto della sostenibilità energetica che dal punto dell'adeguamento sismico e dell'adeguamento strutturale. L'idea è quella di consentire a chi sta frequentando i corsi dell'Istituto Edile di avere una panoramica estremamente ampia su tutte quelle tecnologie che probabilmente consentiranno di avere anche un aumento qualitativo in termini di sicurezza nelle costruzioni che un domani porteremo in cantiere. E dal punto di vista della gestione stiamo sperimentando le cosiddette informazioni legate ai digital twin, ai gemelli digitali, edifici cioè che siano in grado di dialogare in tempo reale con i modelli digitali che li rappresentano. Questo può aprire la strada a tante cose, sensoristica, la cosiddetta Internet of Things, la possibilità di far dialogare degli elementi che controllino lo stato di sicurezza dei luoghi direttamente con dei modelli digitali che poi ne amministrano il cambiamento magari, o la possibilità di rendere più sicuri e di igienizzare automaticamente locali. L'obiettivo dell'IPLE in queste ultime mesi, è proprio quello di poter agevolare una conoscenza sempre più vasta di questi temi per consentire poi ai tecnici di domani di essere operativi già da oggi.
Sono sempre tanti e incentrati su varie tematiche i corsi a cura di IPLE che si svolgono in completa sicurezza. Ve ne segnaliamo alcuni in sovrimpressione, ricordandovi che il sito www.edili.com è sempre aggiornato e consente di seguire le attività e i progetti dell'Istituto Professionale Edile, di iscriversi ai corsi e avere maggiori dettagli e informazioni su qualsiasi tema che riguarda il mondo delle costruzioni. Inoltre, ricordiamo che sul sito è attiva una sezione dedicata all'emergenza coronavirus, con documenti e informazioni utili per la gestione del lavoro in cantiere. Potete seguire l'Istituto Edile anche sui social Facebook, LinkedIn e Instagram e rivedere le nostre trasmissioni sul canale YouTube.